Allora, Robert Cahen è qui a Pisa perché sta preparando la mostra di Lucca che aprirà la Fondazione Ragghianti il 23 ottobre e che presenta 11 suoi lavori, 11 video installazioni, più due video che lui ha fatto installati però appositamente in questa esposizione che è la più completa realizzata in Europa. Allora, vorrei chiedere a Robert cosa significa per lui questa mostra di installazioni all'interno del suo percorso artistico. Merci Sandra. Tu es le commissaire de cette exposition et c'est toi qui m'as permis de présenter cette année à la Fondation Ragghianti toutes ces installations qui n'ont jamais été montrées ensemble en Europe. Pour moi, c'est un moment important puisque je suis impatient de voir ce que la critique va en dire, ce que le public va pouvoir découvrir dans ce rassemblement d'installations qui aborde les thématiques de mon œuvre. Ça fait plus de 35 ans que je fais de la vidéo. Je me suis mis aux installations assez tardivement, c'est-à-dire à partir de 1997. Et parmi les installations qui sont présentées à la Fondation, celle du Frac Alsace, les quatre installations qui font partie de la collection du Frac Alsace et qui sont les premières que j'ai présentées au public, sont présentes dans cette exposition. Le lieu est magnifique, je dois dire. Le musée est grand et l'espace qui m'est offert a été adapté à l'ensemble de ces installations qui elles-mêmes doivent s'adapter au lieu. Devo dire che c'è anche un catalogo di questa mostra con tutta una serie di saggi critici e di schede, naturalmente, delle opere e devo dire che in contemporanea, con partenza il 17 ottobre, il Lucca Film Festival organizza una retrospettiva dei film in pellicola di Robert Cahen, che sono solitamente poco conosciuti rispetto ai video, che sono naturalmente il tipo di opere più note di questo artista, che infatti è uno dei più importanti video artisti a livello internazionale. I film sono molto interessanti e molto sperimentali e veramente illuminano il percorso complessivo di questo autore. Quindi è una intensa settimana di celebrazioni di Robert Cahen, ma la mostra della Ragghianti, a differenza del Lucca Film Festival che finisce nell'arco di una settimana, la mostra della Ragghianti rimane aperta fino al 10 gennaio. Quindi sarà un'occasione per andare a visitare e farsi un viaggio all'interno di queste opere molto suggestive. Merci.